Non so se sta trasmettendo. Sì, penso di sì, poi vediamo. Eccomi qua. Sei già in Penso, vedi un po' io voce ti vedo. dispositivo, non so perché, però in ogni caso. Sì, sei dal vivo. Sì, eccomi qua. Spero che non si veda niente di scandaloso. Siamo qua con Anna Senatore che, come avevo promesso, avrei fatto una diretta dopo il passaggio Kundalini. Come testimonianza dell'esperienza, non ho gli occhiali, quindi ho gli occhi un po' emaciati, abbiate pazienza. E quindi volevo dire, è stata un'esperienza importante, effettivamente testimonio che l'Anna sta incarnando il suo talento di anima del qui e ora, quindi cambierà, succederanno altre cose, insomma tutto quello che sappiamo, ma effettivamente Quella posso dire connessione. che cioè, è un'esperienza importante da fare almeno una volta e poi vedere se è la tua, ovviamente, però lei effettivamente fa sentire quell'energia, cioè si sente l'energia dell'abbraccio cosmico e per gli uomini, penso io, è proprio importantissimo che si dedichino a questa loro evoluzione, cioè questa sessualità un'ottava superiore. Questo è quello che io penso. Le donne, adesso io conosco tutte donne che hanno già lavorato tanto, quindi ovviamente per loro sarà un'esperienza importante per acquisire nuovi punti di vista, nuove percezioni, eccetera. Ma diciamo che molti uomini invece in questo momento potrebbero avere anche più giovamento. Sì, si è spento un telefono, abbiamo fatto solo due Guarda che telefoni. io non ho, la mia non è partita. Ah, mannaggia. Va bene, comunque adesso saluto tutti, non mi alzo perché sotto non ho niente, quindi ho paura di Magari muovermi. puoi lasciare la testimonianza anche riguardo l'energia che vibra attraverso il mio corpo, al tuo corpo, Sì. che cosa ti ha dato sia come sensazione fisica Fisica. che spirituale. Allora, fisica, io ho sentito sicuramente un movimento di rigenerazione. Un movimento di come se fosse una specie di, come si dice, una specie di sovrapposizione, come un'altra me stessa che mi sta, diciamo, dando quell'energia della dea, diciamo così, no? E quindi Questo da un punto di importante, vista. fisico, ma poi realmente il fisico e spirituale per me è un po' connesso, Però ovviamente. se puoi E dare un'idea della parte spirituale, spirituale, quella meno io, comune, è quello che diciamo. mi appassiona di più, e cioè vedere l'anima tua che sta lavorando, diciamo, essere in connessione con l'anima, quindi l'anima in quel momento sta esprimendo il massimo, quindi quella connessione con il proprio sé superiore che sta lavorando attraverso di te, Hai attraverso visualizzato qualche essere. colore, hai visualizzato No, qualcosa? io semplicemente sono rimasta molto dentro e a volte sono anche andata, poi sono tornata, perché sennò. Però ecco, diciamo che è effettivamente un'esperienza importante da fare e poi prendere delle decisioni su eventualmente i percorsi, perché poi da quello che ho capito hanno Sì, fatto dei percorsi soprattutto quando ci sono delle coppie, e difficoltà. certo, Quando ci è sono delle importantissimo in difficoltà, questo momento. il tantra terapeutico va per la maggiore. Su 10 Esatto. incontri, 8, a volte anche 9 sono terapeutici e solo uno è evolutivo. Vuol dire, va già tutto Certo. bene, voglio scoprire quell'aspetto energetico della sessualità che non si traduce solo nella parte sessuale, affettiva, Esattamente. sentimentale. E quindi per È la questo preghiera. è la connessione nel sapere che siamo qui sulla terra e siamo umani, con tutte le Sì. nostre fragilità, con tutte le nostre debolezze, limiti e condizionamenti. E talvolta entrare in connessione con quel sé spirituale ci aiuta ad avere fede. Sì. E quindi per chi ha già lavorato, come dicevi tu, può essere solo un nutrimento e un arricchimento. Sì. Per chi invece ha bisogno ancora di Sì, fare quella quelli sono molti oggi, spinta, sì. come dire, evolutiva per Sì. entrare nelle frequenze più alte. Ecco che almeno 3-4 incontri sarebbero necessari. Perché in questo momento questa facilitazione che tu offri, perché si può evolvere in mille modi, questo diciamo che è il modo più piacevole secondo me, È la via del è la piacere, via del il tantra è piacere, la via del è certo. piacere e parte dal massaggio Non è più Kundalini. la medicina amara di una Sì, volta. e mostriamo che sono comunque non in nudità Sì. perché entrare nel rituale della dea ha necessità di fare un viaggio che può essere anche solo un incontro, Sì.
ma prima di mettermi a nudo e vivere quello che è il sangue, anche è necessario comprendere che con me non si arriva subito a vivere. Sì, ma il tantra passa attraverso una serie di processi. Poi può essere una volta, può non arrivare, perché lo devi sentire, per ognuno è diverso. Esatto, quindi diciamo che il massaggio Kundalini è il biglietto da visita ed è la finestra dalla quale io permetto di affacciarsi in un mondo chiaro, che per chi è abituato a sentire, vedere, percepire, chiaramente è comunque piacevole, immagino. Assolutamente sì, cioè è veramente un super premio che uno riceve, uno si dà nella vita. Questo valore cosmico dell'abbraccio. Sì, dove sì, questa energia forte. Hai provato anche tu la piacevolezza del seno della donna, certo, che normalmente non la si vive neanche nella quotidianità, certo, neanche in amicizia, sì, c'è sempre meno intimità. La carnalità invece sacra. L'abbraccio cosmico, sì, Kundalini, sì, permette proprio questo appoggio, sì, e questa morbidezza, sì, sì, di riceverla, perché noi donne la offriamo, certo, ma non la riceviamo quasi mai. Certo, ovvio, e quindi ovvio, questo è un massaggio soprattutto per le donne, mi piace dirlo perché sì, il libro Tantra Oro mi ha aperto questa finestra nell'universo femminile, perché spesso le donne a sentire sessualità, tantra, non erano molto predisposte a provare. Ah, verso nei tuoi riguardi, certo, ma anche verso gli uomini, immagino, certo, che ovvio, invece, è comunque una cosa un po' intima. Devo dire che sta cambiando qualcosa, perché sì, sto ricevendo molte più richieste. Ci e credo, sono felicissima anche di questa finestra di visibilità per invitare ogni donna che desidera scoprire cosa c'è di più. Sì, 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 assolutamente sì. È, effettivamente è un viaggio evolutivo, quindi nei prossimi giorni io vedrò cos'altro successo, certo, perché sì, queste sono cose che poi oggi si alimentano, si metabolizzi e poi cambia la vita, esatto, devo essere sincera, io nei prossimi giorni vedrò segni, coincidenze, qualcosa sul anche corpo, beneficio sì, fisico, quindi cambiamenti, perché ti permettono magari laddove eri lì, sì, anche a volte nella pigrizia, sì, la Kundalini e la spinta naturale, quindi la Kundalini e la forza vitale, esattamente, che ti permette di avere quell'energia, perché sì, talvolta sì, siamo un po' scarichi, e poi la primavera mi butta un po'. Tutti i cambi stagione sì, hanno sì, questi sì, effetti, quindi un massaggio Kundalini può essere vissuto anche proprio come una ricarica nutritiva, energetica, sì, che collega cielo e terra. Esattamente. Grazie. Perfetto, grazie, grazie mille. Adesso io, se tu riesci ad andare assolutamente a spegnerlo, sì, io non so ciao, dove andare. Chissà da che parte. Direi che eccoci, ci siamo. Ho spento. No, ancora dice dal vivo. Vediamo. Eccolo. Perfetto. L'ha spento? Ok. Perché non è che per caso...